Un brutto incidente stradale lungo la Castellammare Vico e Quenzi, ha spezzato la vita di una donna di soli 41 anni. La cittadina salernitana di Cava de Tirreni piange la morte di Simona Lamberti, la professoressa di soli 41 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale sotto la galleria di Santa Maria di Pozzano mentre viaggiava a bordo della propria auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era di ritorno da una giornata. Di lavoro all'Istituto Comprensivo di Positano e Praiano. Per cause ancora non chiare la sua vettura è finita frontalmente contro un pullman con a bordo dei turisti. Per la 41enne non c'è stato nulla da fare, è morta per le gravissime ferite riportate nell'impatto. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Castellammare, un decesso che ha sconvolto la comunità metelliana, familiari, amici, colleghi e alunni di Simona Lamberti che lascia il marito e due figlie piccole. Sulla pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo di Positano e Praiano l'addio alla 41enne. Addio la cara professoressa Simona Lamberti, tornava a casa dopo una giornata di lavoro a scuola e la sua vita è stata improvvisamente spezzata nel tragico incidente stradale a Seiano. L'intera comunità scolastica è sotto shock. Il dolore toglie il fiato e rende difficile anche solo trovare le parole. Affranti e ancora increduli, piangiamo una docente speciale, molto amata da tutti, un insegnante che viveva la sua professione con grande serietà e passione, donando ogni giorno il suo dolce sorriso ai nostri alunni. Per questo le siamo grati e la porteremo sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo forte alla famiglia partecipando al suo immenso dolore.